Come creare un acquerello vivace e ricco di effetti pittorici per contrastare anche quella tendenza che a volte si ha a voler fare tutto molto preciso e un po' rigido con l'acquerello? Ecco, oggi lo vediamo con queste fragole. Ciao, io sono Shamila e vi do il benvenuto in un nuovo video. Prima di iniziare, se non l'avete già fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video. Oggi ci dedichiamo a questo dipinto in stile loose, un po' come le pesche che avevo realizzato recentemente, e anche questo dipinto è stato fatto in diretta e mi ha richiesto poco più di un'ora. Allora, parto dal disegno senza segnarmi troppi dettagli, quindi mi concentro sulla forma delle fragole e inserisco solo quello che può servirmi in fase pittorica, senza dettagli appunto. Poi vado a stabilire quale sarà la mia palette di colori, quindi tiro fuori un po' di rossi, sia più caldi che più freddi, un verde e un viola per le ombre. Poi mi preparo i miei pennelli preferiti. Vedete, c'è un pennello piatto molto largo, alcuni pennelli tondi di media grandezza e un pennello più piccolo per i dettagli. Tutti questi pennelli li trovate qua sotto nella descrizione del video con i link dove potete acquistare i prodotti. Allora, uno dei metodi per partire già con un'impostazione pittorica un po' più libera è quella di creare subito una campitura con un pennello piatto e morbido su tutto quanto, quindi soggetto e sfondo. Questo già ci fa passare un po' la soggezione del foglio bianco. Siccome ci sono dei punti luce sulla superficie delle fragole, vado ad assorbire un po' di colore con un semplice pezzo di carta. E inizio già a pensare degli effetti pittorici, come per esempio le fioriture. Quindi immergo il pennello in acqua e vado a rilasciare, vedete, delle gocciolone d'acqua proprio nella mia campitura che si stava asciugando. Faccio un po' ruotare il foglio, così il colore e l'acqua cominciano a muoversi e creare così degli effetti anche un po' inaspettati. Poi vado ad intensificare il colore vicino ai miei soggetti. Quindi stavolta ho il pennello con un po' più di colore per andarlo a differenziare dallo sfondo. Ma è sempre tutto molto libero, lascio che fluisca, lascio che si espanda sul bagnato, quindi non ho un piano troppo preciso di quello che succederà. So soltanto che adesso vanno messi degli effetti pittorici in modo tale che poi non avrò più l'ansia di rovinare il dipinto e di farlo in maniera molto precisa. Ho anche spruzzato dell'acqua, come vedete, per creare questi punti chiari e rendere dinamica e vivace la superficie. In questa fase posso ancora levare il colore, lavarlo via con un pennello asciutto, leggermente umido, e vedete che posso ricavare senza problemi punti più chiari. Questo passaggio va fatto mentre la carta si sta ancora asciugando, perché poi una volta asciutta si può fare, ma è un po' più difficile. Adesso carico ulteriormente il mio pennello e vado a inserire del colore più denso nella parte alta della fragola intera. Spruzzo un pochino di acqua perché voglio che quell'area rimanga bagnata un po' più a lungo, così posso andare avanti e intensificare ancora il colore senza che crei dei margini troppo definiti, ed è questo il motivo per cui ho spruzzato l'acqua sul foglio, per avere la possibilità ancora di avere delle sfumature morbide. Ora vado a prendere il colore ancora più denso, mischiandoci anche una puntina di viola mischiato al rosso. Questo viola sarà molto importante perché riesce a creare gli effetti di ombre senza ingrigire troppo il rosso, perciò il colore della fragola rimane saturo e pieno, ma si differenzia comunque dalle aree rosso chiare. Questo è un modo per scurire i rossi in maniera efficace, utilizzare il viola. Vedete che comunque ho steso il colore più denso e scuro, ma non ho coperto tutto quanto, rimangono dei puntini delle parti più chiare. Questo è molto importante perché altrimenti, se noi mettiamo il colore troppo omogeneo, avremo un risultato un po' piatto e poco interessante. Procedo inserendo di nuovo il colore un po' più denso anche nella fragola sotto e cerco di lasciare però delle parti un po' più chiare all'interno. È un altro trucchetto per tirare fuori i punti chiari con un liner sottilissimo. Sto creando queste strisce chiare semplicemente perché l'acqua che sto rilasciando soltanto in quei punti, in quelle linee molto sottili, va a spingere il colore e a prenderne il posto, creando così queste striature. Non bisogna strusciare più volte, bisogna fare pochi movimenti, come vedete, e si ottiene un bel risultato. Ora voglio
ricreare un po' meglio la forma della fragola in alto differenziandola dalla parte sottostante. Provo prima a liftare con il pennello piatto, però non mi piace tanto l'effetto, quindi vado a inserire più acqua sperando che si formerà una bella fioritura. Stessa cosa anche in alto. Diciamo che con questo metodo è un po' tutto un provare, perché ovviamente più acqua usiamo, meno controllo abbiamo, perciò bisogna entrare un po' nell'ordine di idee e di giocare con il foglio. Dovete cercare di avere questo atteggiamento di gioco e di curiosità quando si approccia uno stile così libero, e anche perché in questo modo il processo diventa molto più divertente, molto più piacevole, invece che frustrante, che è una cosa che invece spesso succede quando non si ha controllo. Ora vedete che quelle macchiette che ho messo verso l'alto non si espandono più di tanto perché il foglio sta cominciando ad asciugarsi lì, quindi so che lì in quel punto posso dipingere in maniera un po' più precisa. Posso anche mettere le foglioline. Qui non voglio esagerare con l'espansione del colore, quindi mi sta bene che questa parte verde sia più definita, anche perché se rosso e verde si mischiano troppo rischiano di creare un colore grigiastro marrone, che in questo contesto secondo me non ci starebbe tanto bene. Vedete che ho creato la forma delle singole foglie con pochissimi movimenti. Anche questo è molto importante per mantenere la freschezza in questo stile, cercare di proprio fare un'economia di pennellate, cercare di metterne il meno possibile, prima pensare al movimento e poi farlo sul foglio. Ogni tanto vado a spruzzare dell'acqua, qui ho pensato che poteva servirmi anche per ricreare quell'effetto di puntini più chiari sulla superficie della fragola. Quindi sto spruzzando, vedete così con il dito, un pochino di acqua tramite le setole del pennello. Sempre per quell'atteggiamento di gioco che vi dicevo, mi capita spesso anche di cambiare idea. Allora, la parte in alto della fragola voglio provare a metterci un contrasto più scuro invece che più chiaro. E voglio che si espanda di più il colore, e lo posso fare spruzzando un po' di acqua con il mio vaporizzatore. Mettere un po' di scuro in alto mi dà la possibilità di creare un effetto di luce riflessa molto carino sulla fragola, quindi sto levando con il pennello un po' di colore, vedete, sulla parte alta della fragola. E visto che il momento è propizio, quindi sto sempre in ascolto, in osservazione dello stato di asciugatura della carta, vedo che è abbastanza asciutto nel punto sotto la parte verde, così posso metterci un pochino di ombra e quindi scurire leggermente là sotto, ma vado sempre a scurire con i stessi colori che ho utilizzato, quindi del viola, eventualmente posso mischiarci un pochino di verde per desaturare il colore, però senza esagerare. Mettere queste ombre va a creare più tridimensionalità su tutto l'oggetto. Posso anche inserire qualche schizzo di colore dall'alto un po' più ampio. Vedete, questo è il risultato quando si lascia proprio colare il pennello zuppo di acqua e di colore sul foglio da una certa altezza. E poi, siccome è molto acquoso tutto quanto, posso anche andare a sfumare o addirittura a levare, a cancellare quello che ho fatto, quindi c'è margine di azione anche quando si fanno questi schizzi, perciò non bisogna avere troppa paura. Quella parte sotto la trovo troppo chiara, voglio metterci un contrasto di qualche tipo, quindi vado, comincio a distribuire un po' di rosso. In questo modo, anche se in maniera molto delicata, vedete che c'è un distacco tra la forma della fragola tagliata e il resto. Aggiungo ancora degli schizzi di colore e cerco di pensare a come integrarli al resto, magari, ecco, unendo un pochino la parte degli schizzi con la parte della forma della fragola generale. Lì sotto mi piace l'effetto, quindi vado a rafforzarlo andando ancora di più a scurire, mentre dall'altro lato posso provare a creare una sorta di contorno sempre avvalendomi del pennello liner. Poi, per creare meno distacco, vado anche a inserire del colore prima più diluito e poi un po' più intenso nel lato destro. Vedete che quello che succede in dipinti del genere è che si trasforma molte volte, quindi per esempio nella fragola in alto vedete che lì su, nella parte della punta, non c'è più contrasto tra la punta e lo sfondo. Questo succede perché con questa tecnica tutto si può un po' disfare, però si può anche ricreare, e il gioco sta proprio in questo, secondo me. È meglio rovinare, secondo me, che farsi frenare dalla paura per lanciarsi e provare cose diverse, effetti nuovi. La parte in alto lì non si legge bene, allora con il pennello piatto vado a levare un po' di colore nei punti chiave, cioè quei punti che vanno a restituire la leggibilità dell'oggetto. Mettendo un semplice segno chiaro, io suggerisco all'occhio dell'osservatore dov'è che finisce quella forma.
e continuo un po' così, quindi inserendo colore, se la forma si disfà la ricreo sempre con il lifting e vado a creare il contrasto nei punti dove mi serve, quindi di nuovo sopra la fragola, lì secondo me potrebbe starci bene un po' di scuro, allora vado a inserirlo. Se il supporto è bagnato, ricordatevi che il pennello deve essere non troppo bagnato, se non vogliamo che il colore si espanda, e il colore va preso molto denso. Più è denso il colore, meno si espanderà all'impazzata nell'acqua. Ecco, adesso sto ricostruendo la punta della fragola sopra, sulla superficie che è abbastanza asciutta. Questo mi permette, volendo, di fare dei dettagli, quindi di lasciare quelle parti chiare, però vado bene a non riempire di colore la parte in alto, perché voglio ricreare quell'effetto di luce che mi aiuta sempre molto a descrivere, a far ritrovare la forma. Ecco il colore denso anche sopra. E mi piace molto alla fine come è venuta quella parte, quell'area, anche se è molto diversa dall'inizio. Anche all'inizio mi piaceva, però qui credo che si sia raggiunto anche un maggiore realismo. E mi piace molto quando c'è questa contaminazione tra il realismo, la sensazione di tridimensionalità e poi tutti effetti pittorici quasi astratti. Sotto ribagno per poter inserire dei tocchi di colore super denso per creare degli scuri nella parte bassa della fragola. Scurisco ancora in alto e vedete che rispetto a una fase precedente il rapporto di contrasti si è invertito, quindi la fragola è scura e lo sfondo è più chiaro. Non importa, di nuovo è un processo in divenire. Non facciamoci dei piani troppo elaborati prima di dipingere, ma cerchiamo di andare insieme al dipinto. L'effetto di luce riflessa che tanto mi piaceva lo posso fare verso il basso adesso. Quindi lasciare la parte sopra scura e invece liftare poco colore in pochi punti, quindi senza fare un pasticcio, per ricreare quell'effetto di luce. Adesso voglio lavorare ancora un pochino nella fragola di sotto e creare anche per lei un pochino di contrasto in più. Quindi inserisco il colore nel supporto così asciutto, dopodiché vado a spruzzare l'acqua per far muovere questo colore e dargli più movimento. In questo modo ho scurito, ma è rimasto tutto molto morbido, vedete? E posso ricreare di nuovo quegli effetti chiari con il liner andando a inserire queste strisce d'acqua. Per esaltarne l'effetto posso inserire degli scuri tra una parte chiara e l'altra. Anche questo pennello è abbastanza tattico, questo è un tondo con la punta. È un pennello che mi rendo conto che negli ultimi mesi ho usato veramente molto. È della Winsor & Newton, linea professionale, e così come tutti gli altri materiali lo trovate nella lista dei materiali qua sotto in descrizione. Vi ricordo che adesso le dirette le svolgo il martedì pomeriggio alle 17.30 sempre sul sito Twitch. Twitch è un sito come YouTube, basta collegarsi all'ora in cui sono in diretta e mi vedete comparire in diretta. Sono gratuite e le possono seguire tutti, mentre se volete vedere le dirette vecchie, quelle le trovate su Patreon. Quando la superficie del dipinto è bagnata, è stata ribagnata, il colore si può risollevare, no? Quindi il dipinto diventa più malleabile. Possiamo levare il colore, inserirlo senza che si espanda troppo, se è in questo stadio in cui non è eccessivamente bagnata la carta. Quindi è molto malleabile, bisogna solo fare attenzione a non insistere troppo con il pennello sulla carta, non rovinarlo, non avere troppi ripensamenti. Però in maniera delicata e accorta si può anche cambiare molto. E questa è una parte del processo che io trovo molto rilassante, quasi meditativa, perché abbiamo già la forma leggibile, molto lavoro è stato già fatto e possiamo creare i dettagli, possiamo dedicarci a quelle leggere differenze di colore e di contrasti che vanno a definire poi l'effetto finale. Siamo infatti in dirittura d'arrivo, sto scurendo ancora un pochino lì sotto la fragola per staccarla ancora un po' dallo sfondo. Perché no, facciamo anche le ultime colature, gli ultimi schizzi e questo è un po' l'effetto finale, tra poco ve lo faccio vedere asciutto. Questo dipinto poi si può anche decidere di tagliarlo. Io non ho pensato molto alla composizione in questo dipinto e credo che tagliandolo si potrebbe anche valorizzare di più. E si può fare questo in maniera prudente facendo una foto e andando poi a tagliare la foto, osservando in quale modo
il soggetto viene esaltato, quindi quanto levare dei bordi sostanzialmente. E che proporzioni dargli, se creare una composizione quadrata, verticale o orizzontale. Spero che questo tutorial vi sia stato utile, se è così lasciatemi un mi piace e fatemi sapere nei commenti che ne pensate. Io vi ringrazio per aver guardato fino alla fine e noi ci vediamo presto nel prossimo video.